Ciao amici di Collezione Piccoli Musei, vi va di venire a fare una gita in scooter in uno dei luoghi più belli d'Italia? Se arriveremo in tempo, visto che già sono in ritardo, viaggeremo in scooter per le strade della campagna umbra. Visiteremo Assisi, la città del santo patrono d'Italia, Francesco, e vedremo le meraviglie di questo luogo dalla sella delle vespe Piaggio degli amici del gruppo, scollegati in vespa. Il loro nome è tutto un programma. Queste vespe sono proprio una meraviglia. Sono vere e proprie icone vintage. Ma un vintage molto attualizzato, a quanto mi sembra di vedere da certe parti di ricambio che con ogni probabilità sono elaborazioni tecnologiche di fascia medio-alta, come le definiscono i miei amici. Telai coloratissimi che nascondono motori e tubi di scarico che fanno somigliare questi scooter italianissimi a veri e propri dragster in stile USA. Mi piace così tanto la Vespa che ho deciso di acquistarne una. Perciò i miei amici scollegati in Vespa mi hanno consigliato di cercare tra i banchi del mercatino vintage di Santa Maria degli Angeli, dove mi dicono di averne vista una in vendita. Stanno anche cercando di convincermi, se dovessi riuscire ad acquistarla, a sostituire qualche pezzo del motore. Insomma, ad operare qualche piccolo taroccamento, ma su questo non sono ancora molto convinto, visto che per me la Vespa è un mezzo con il quale passeggiare, magari in due, senza correre troppo, per una bella scampagnata domenicale. E allora dai, indossiamo il casco e via verso il mercatino di Santa Maria degli Angeli. Oh ragazzi, ci sarà da fidarsi. Io intanto salgo con Gianfranco, che mi sembra il più posato del gruppo. O forse sbaglio. Speriamo bene. Queste strette stradette di campagna sono bellissime da percorrere lentamente con gli amici la domenica mattina. Davanti a noi già si vede Assisi. Chissà che San Francesco, insieme ai suoi amici un tempo, non abbia percorso a piedi queste strade che fino a pochi anni fa erano sentieri che univano i casali ed i piccoli borghi ai piedi del Monte Subasio. Oh, vi ricordate quella canzone che dice «Ma com'è bello andare in giro per i colli se è una Vespa special che ti toglie i problemi?» In questo momento mi sembra di trovarmi esattamente dentro il video di quella canzone.
cominciamo a salire sulle pendici del Monte Subasio ed ecco che Assisi si mostra subito in tutta la sua spettacolare bellezza, che non è solo quella del paesaggio, ma che è anche un salto indietro nel Medioevo, perché qui l'uomo ha saputo conservare quelle opere che un tempo hanno reso unico questo luogo. Assisi è bellissima. Ho chiesto a Gianfranco di fare un giro per visitarla e lo faremo sicuramente, visto che dobbiamo incontrarci proprio qui con altri amici scollegati in Vespa che ci stanno aspettando in una delle terrazze più suggestive dell'Umbria, quella della Rocca Maggiore, ma siamo un po' in anticipo, quindi faremo un giro per le strade del Borgo Antico per vedere quelle case e quelle chiese che attraggono ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo. Questa città ci mostra la stratificazione di stili architettonici che l'hanno caratterizzata fin dall'epoca romana. Il Tempio di Minerva, edificato nell'agorà di quella che ancora oggi è la piazza principale della città, è sicuramente l'esempio più evidente di architettura romana. E proprio a questa si ispirano gli affrescatori di queste volte gotiche, decorate nel XVI secolo a grottesche, evidentemente tratte dall'arte classica. Sapete che proprio da queste parti sembra sia nato Properzio, maestro della poesia elegiaca? Ma l'impronta architettonica che salta all'occhio del visitatore è quella romanica. Assisi era un centro importantissimo nel Medioevo e proprio nel XII secolo qui nacque il santo patrono d'Italia, l'antesignano dell'ecologia e dell'amore per la natura, San Francesco d'Assisi. Ma non solo Francesco ha lasciato la sua impronta di pace. Questa è la Basilica di Santa Chiara e qui sono conservate le sue spoglie. Chiara è la santa che insieme a Francesco rivoluzionò in senso attualissimo il concetto di fede religiosa, lasciando in questa città e nel mondo la sua eredità di amore e concordia per il genere umano. Non a caso Assisi oggi è considerata la città della pace. Ed eccoci infine arrivati in quello che da milioni di persone nel mondo è considerato uno dei luoghi più santi e cari alla devozione popolare, la Basilica di San Francesco. È qui che riposa il santo che parlava agli uomini e a tutto il creato. Thank you.
Ed ora via verso la Rocca Maggiore, dove ci stanno aspettando altri amici, ovviamente a bordo delle loro coloratissime e specialissime vespe. Ragazzi, ma quanto è bella la rocca, ma veramente, grazie che mi avete portato qui, questo è uno spettacolo della natura. Senti, ma perché scollegati? Scollegati ci è piaciuto perché è un modo di camminare, un po' di agire, un po' di così scherzoso, un po' sbarazzino. Quindi scollegati, cioè, non troppo seri, via. Ecco, ma le vespe non sono truccate? No, assolutamente, no, assolutamente. Ragazzi, sicuro? No. Originali. Gianfranco, ma pensi che diventerò uno scollegato anch'io? Ma secondo me c'hai molto potenziale per diventare scollegato in Vespa. Ma per l'occasione abbiamo preparato una cosina per te. Ma dai. Oh, ragazzi, ma che vi siete messi a fare? La maglietta ufficiale dei scollegati in Vespa. Ah, ma che bella, ma è per me. Vedi la scritta dietro? Ma c'è il mio nome dietro, ma è fantastica, grazie ragazzi. Grazie. Per un futuro acquista della Vespa. Troppo gentili, grazie. La maglia degli scollegati. Ma la devi indossare però. La indosso? È subito, eh. Certo. Che dite, mi sta bene? Ora sei ufficialmente lo scollegato in Vespa. Ora che anche io sono uno scollegato, via verso il mercatino vintage di Santa Maria degli Angeli, dove i miei amici, tra tanti oggetti esposti, hanno visto una magnifica Vespa Pix perfettamente conservata. Sono proprio curioso di vederla.
Siamo talmente scollegati ed i miei amici inorgogliti dal mostrare agli avventori del mercatino le loro vespe che non ci siamo accorti che qui non si può parcheggiare. Così l'agente di polizia ci intima giustamente di andare a parcheggiare altrove e nemmeno l'intervento di Cerbero riesce a prolungare anche per solo qualche minuto la sosta. Mentre gli scollegati parcheggiano, io non resisto alla curiosità di intrufolarmi subito tra i banchi per cercare la vespa che i miei amici mi avevano segnalato. Che bel posto hanno scelto gli organizzatori per allestire questo mercatino. È proprio di fianco alla Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, sotto gli occhi della statua dorata della Madonna, che svetta con sguardo amorevole sulla sommità della facciata. Cercherò la mia amica Katia, una delle organizzatrici di questo mercato, ma questo ve lo racconterò nella seconda parte di questa puntata di Collezioni e piccoli musei. Vi aspetto!